tutti ed è bello vederli in piazza per iniziative come queste. Sì, siamo molto soddisfatti perché abbiamo percepito una grande disponibilità concreta, sostanziale da parte dei ragazzi che si avvicinano a quello che noi vogliamo, al messaggio che noi vogliamo mandare. Il web, l'internet oggi rappresenta uno strumento assolutamente indispensabile, essenziale. È un cambio generazionale, io dico scherzando, io mi sento analogico, loro sono digitali, è un modo diverso anche di comunicare e tu devi interpretare e intercettare questa diversa comunicazione anche per l'attività preventiva, per parlare, infatti quando vadano alle scuole devi cercare di capire loro come comunicano e cercare di adeguarti a quel loro modo di comunicare. Però la campagna è per sensibilizzarli sull'uso responsabile dello strumento informatico. I giovani, gli adolescenti hanno una grande propensione ad appostare filmati, fotografie, informazioni, voglio dire, e lo offrono in valutazione a tantissima gente, voglio dire, milioni di persone che possono accedere a queste informazioni, a queste immagini e anche far comprendere a loro che qualsiasi immagine o filmato appostato sul web non è possibile poi cancellarlo quando si decide di cancellarlo, perché entra in un mondo virtuale globale, internazionale, voglio dire, e questo è importante non per terrorizzarli sull'uso del web, ma un uso responsabile, adeguato, corretto e con un occhio attento alla cautela. Oggi ci sono furti di identità, con quell'identità creano anche cyberbullismo, voglio dire, e creano alcune volte situazioni di angoscia e di sofferenza da parte degli adolescenti, alcuni dei quali non sopportano il dolore di vedere delle immagini che loro pensavano fossero riservate, voglio dire, l'ultimo caso a Ischia, voglio dire, dove delle immagini sono state divulgate e hanno creato un'ansia, una frustrazione, un grande dolore, una grande sofferenza da parte di chi aveva appostato quelle fotografie, in vero, molto spinte, voglio dire. Su web la positività è che tu accedi a milioni di informazioni, ma nell'altra prospettiva è quella che queste informazioni non possono essere cancellate e sono percepibili da tutti. Okay. Non lo so che ora faccio, io sono ancora alla manifestazione. Francesco, Marco delle Moi. Vediamo la fluidità. Allora, Non la pegheranno.